Sciocche. Il successo strepitoso con Federico Moccia, i film con Raul Bova e Christian De Sica. Michela Quattrosciocche, classe 1988, ha conosciuto la popolarità da ragazzina, ma non si è mai montata la testa. Bellissima, molto apprezzata sul set per una recitazione istintiva e parecchio efficace, Michela, all'apice della fama, sceglie la famiglia. Sposa il calciatore Alberto Aquilani, oggi allenatore della Fiorentina Primavera, con cui fa coppia fissa per ben 12 anni. Dal loro amore nascono due figlie, Aurora nel 2011 e Diamante nel 2014. Poi, nel 2020, Michele e Alberto annunciano la separazione, ma riescono a mantenere rapporti sereni proprio per il bene delle figlie. Da tempo ormai l'attrice ha voltato pagina con l'imprenditore alberghiero Giovanni Naldi, un uomo con cui ha ritrovato il sorriso e soprattutto ha ritrovato l'amore, quello con la A maiuscola. Tra poco racconta tutto, ma proprio tutto, qui a Generazione Z. Eccola, Michela Quattrosciocche, grazie. Buonasera. Ti ha fatto sorridere l'amore con la maiuscola. Sì, tu dici, sì, come sì, lo sai? Lo so, sono informata. Tu sei informatissima, lo so. Abbiamo tanti amici in comune. È vero. E quindi, insomma, sono informata. Allora, cominciamo dall'inizio. Intanto grazie per questa presentazione pazzesca. Ma grazie a te. Ho visto delle foto che non ho mai visto in vita mia. Allora, non grazie, so dove a, te perché, grazie no. a te perché so che Michela veramente va pochissimo, si dosa Vabbè. Moltissimo. Feste molto poche, interviste molto poche, televisione pochissima, quindi è un regalo che stai facendo tu a noi e ai ragazzi della generazione grazie, Z. Grazie a voi. Anche perché voglio dire, tu la generazione Z l'hai scavallata praticamente da qualche Insomma. Mese, diciamoci la verità. Ti ringrazio. È vero, ho fatto il compleanno da poco, ma davvero proprio giovanissima. Allora, Michela, cominciamo dall'inizio. Questo successo travolgente, scusa ma ti chiamo amore, io l'avrò visto forse, non so, 10-15 volte, perché è un personaggio bellissimo, film importanti, Raul Bova, De Sica, eccetera. Sei diventata famosa subito, eppure tu a 12 anni in realtà non avevi il sogno di fare l'attrice. Ti iscrissero ad un corso da modella, sì. però non era quello il fuoco sacro, no? Nelle vene, lo hai dichiarato ad Alessio Poeta, sì, grande sì. amico e giornalista, in una bellissima intervista apparsa sul settimanale Chi di Alfonso Signorini. E no, in realtà era il sogno di mio papà. Eccolo, diciamo. Ma neanche di mia madre, perché mia madre proprio se n'è sempre tirata un po' fuori. Era il sogno di mio papà che mi accompagnava a provini. Ho iniziato facendo i fotoromanzi, sai, all'epoca poi andavano molto i fotoromanzi. E ho iniziato per gioco, in realtà io ci sono un po' capitata, ecco, non è stato proprio il mio sogno da subito. Poi piano piano è diventata una passione, è diventata una cosa che poi mi piaceva e mi divertiva. Anche oggi io lo faccio e mi diverto quando e lo faccio, diverti. Sì. Però non è stato il sogno. Mi ricordo di te piccolina, perché appunto ci sono amici in comune, e tu andavi sul set, poi la sera andavi a mangiare la pizza con gli amici. Sì. Cioè non sei mai stata una diva. Ti vorrei raccontare un aneddoto. No, me lo devi raccontare. Che se te lo racconto veramente Dai. Non l'ho mai raccontato a nessuno. E lo devi raccontare qui, dai. Allora io ero, all'epoca c'erano i Telegatti, che era una cosa molto importante, no? Certo. Per chi fa il nostro lavoro. E io dovevo dare un premio importante ai Telegatti e avevo 18 anni. Io quella sera non vado ai Telegatti per andare al compleanno della mia amica a mangiare la pizza. Bellissimo. Quindi per farti capire chi certo. sono io. Quindi esatto. sei rimasta, diciamo, il dato è questo, molto molto umile, attaccata davvero proprio con i piedi ben piantati per terra, anche nel momento di massima popolarità. Sì, assolutamente. E allora c'è Pietro che vuole fare l'attore, già. Sta studiando, che ti vuole fare una domanda. Pietro. Sì, no, io ammiro molto la tua semplicità e la tua umiltà. Ne parlavamo anche prima insieme Grazie. A Gil Rocca. Però mi viene anche da chiedere come si fa a rimanere umili e con i piedi per terra quando si ha la possibilità di avere tutto, di cavalcare l'onda del successo. Non è facile. Allora, ciao, piacere. No, piacere non è facile. Allora, forse un po' sono stata fortunata perché ho una famiglia molto semplice che mi ha sempre insegnato i veri valori della vita, che comunque sono la famiglia, l'amore, l'amicizia. E quindi io ho sempre avuto impresse queste cose fin da bambina. E avendo iniziato da piccola ed essendo stato per me all'inizio anche un po' un gioco, e forse per questo non l'ho mai preso troppo sul serio, cioè anche il mio ruolo in questo ambiente non gli ho mai dato quell'importanza
che magari alcuni danno, ma io, cioè, mi sono sempre sentita una ragazza normale, fortunata rispetto ad altri, perché faceva il lavoro che comunque dei propri sogni, che a cui, insomma, però non gli ho mai dato quell'importanza per cui si può perdere la testa. La testa, però ha detto sì. Anche, ragazzi, una cosa su cui bisogna riflettere, apriamo anche la discussione tra voi. Ha detto Michela di recente, i social all'epoca non c'erano, perché se ci fossero stati, probabilmente, diciamo, sarebbe stato ancora più forte l'effetto, no, amplificatorio di questo successo, che già veramente è stato grandissimo per te in quel momento, e forse con quello avresti potuto perdere il controllo. Sì, sicuramente ci sarebbe stato un impatto mediatico più forte. Però tu dici, tu sei sempre te stessa. Non penso che, perché no, poi la natura è quella, stessa, voglio dire, certo. Quindi non penso che io... Avresti cambiato perso, molto del tuo destino. La retta via. Allora, c'è Ludovica che ti vuole fare una domanda sulla bellezza. Prego. Ciao, Michela, indubbiamente è bellissima. Piacere. Volevo chiederti, ma qual è il tuo rapporto con la bellezza? Allora, guarda, io ho un rapporto con la bellezza, diciamo, soprattutto negli ultimi anni, molto distaccato, cioè ho due figlie, quindi diciamo che non mi metto io al primo posto per me, ma ci sono loro. Aurora 11 e Diamante 8. Aurora, quindi, dolce, Diamante un uragano, corretto? Una peste. E quindi inevitabilmente non sono io più al centro del mio universo, quindi ci sono loro. E quindi ho un rapporto più distaccato. Ovviamente ci tengo, faccio sport, mi piace curarmi, però non con l'ossessione di... Cioè, in maniera molto serena. Infatti lei sembra veramente ancora Jenny Pacini, conduttrice di Rai Gulp e giornalista. Ciao, piacere. Anche lei generazione Z, ma non ti sembra ancora un adolescente? Tantissimo, infatti. Grazie. A proposito di questo, volevo chiederti come hai vissuto tu questo periodo particolare della nostra vita, che è l'adolescenza, un periodo di formazione, bello, di nuove sfide. Allora, io l'ho vissuto in maniera molto serena, in maniera molto semplice, cioè rispetto agli adolescenti di oggi, che vedo che sono un po' contaminati da internet, dai social, da una serie di cose che nella mia generazione, nella mia adolescenza, non c'erano. E io non vorrei essere un adolescente di oggi, ti dico la verità, perché la mia adolescenza si vive in maniera molto più tranquilla. Più tranquilla? Sì. Vero, sono d'accordo anch'io. È un'adolescenza molto più inquieta quella loro della generazione Z. Allora, la vogliamo vedere? La vogliamo vedere, Michela? Ricordi questo video? Vediamo. Vediamo un po'. Paura. Che cos'è? Io non ho più freddo adesso, che ho imparato a piangere. E non ho paura quando sento di rinascere. Mi rimetto in gioco adesso, lascio correre il mio cuore verso di te. Non è troppo tardi in tasca, ora ho la libertà, puoi tirarla fuori quando vuoi. Una ricordavi? È carino, vero? Vagamente. Bellissimo. Allora, a un certo punto, ragazzi, proprio il momento di massimo successo, lei sceglie l'amore, si sposa, l'abbiamo detto nel nostro pezzo di introduzione all'intervista che stiamo facendo tutti insieme a Michela, con Alberto Aquilani, calciatore famoso, e comincia a girare anche il mondo, quindi sì, sostanzialmente fai una scelta, perché a 21 anni diventi mamma di Aurora, quindi scegli. Sì, 22. Esatto, sì, sì. Grande carriera e famiglia amore, tu scegli famiglia amore. Sì, diciamo che poi non è che ho mai abbandonato poi il lavoro, perché poi ho sempre continuato a fare però provini. Però hai girato tantissimo. Però ho girato tantissimo, Alberto, quindi ovviamente se dovevo mondo, dare una priorità, certo, poi quando ci sono sempre i figli la priorità, cioè, sempre per figli. Me è sempre la famiglia, i figli, quindi sì. Poi questa storia finisce, loro si lasciano, tra l'altro in maniera estremamente civile, insieme, fanno un comunicato congiunto, questo me lo ricordo, bello, e riescono a mantenere, si può fare, vero? Si può, sì, assolutamente, ci si può lasciare se c'è intelligenza, bene, sì, se c'è intelligenza. Me, sì. E lei pensa di restare da sola,
Tant'è che adesso ho pensato poco. Lei poi che faceva? Cioè, andava in palestra, andava con le amiche, insomma, una vita molto ritirata, molto lineare. Va in palestra, incontra questo ragazzo. Io conosco il papà perché è un grossissimo imprenditore alberghiero, uno dei principali, diciamo, imprenditori italiani, Giovanni Naldi. E lei dice, è talmente carino che lo presento a una mia amica single, vero? Sì, lo volevo presentare a una mia amica single e insistevo anche. E poi invece? E poi però mi è piaciuto a me. È piaciuto a te, vi siete messi insieme. Esatto. Ed è veramente, adesso lo vediamo, questa è l'intervista di chi a firma del nostro grande Alessio Poeta. Questo amore con Giovanni è un amore diverso, è un amore più consapevole, un amore più maturo. Cosa è cambiato, insomma, nella tua vita? Perché tu sei con Giovanni molto serena, molto amata, ma anche molto tranquilla. Sì, cosa è cambiato? Sicuramente l'età, perché io quando mi fidanzai prima avevo 18 anni, 18 quindi anni, certo. Neanche me lo ricordo, esatto. Ti dico la verità. E oggi sicuramente sì, sono più consapevole, so quello che voglio e quello, soprattutto quello che non voglio. E sì, sono più tranquilla, sì, facciamo una vita estremamente normale di due ragazzi che comunque si amano, che ci piace viaggiare, ci piace uscire con gli amici, cioè cose normali, però siamo felici, insomma. Molto felici. Sì. Se qualcuno ti dicesse, ti vuoi risposare distinto, sì o no? Boh, sì. Sì, sì. Vero? Cioè, sì, ci credo, beh, assolutamente. Ci credi, lo so, ci credi. Poi sei talmente giovane che sicuramente quando l'amore ha la maiuscola, come in questo caso, secondo me è un amore destinato veramente a durare, e facciamo una citazione bella, da qui all'eternità. Allora, grazie di cuore a Michela Quattrociocche, grazie di essere voi, stata con noi, veramente. Grazie mille. Un bacio e un saluto a Giovanni e alle tue splendide ragazze. Grazie. Resta con noi un secondo perché noi andiamo. Buon Natale. E allora, buon Natale.